Sta per salire qui sul palco Paolo, Paolo Bonolis! Buonasera, buonasera ragazzi. Signorina, un piacere. Piacere. Ciao, un piacere, un piacere. un piacere, un piacere. Ti lasciamo il palco. No, dico, bella la manifestazione anche perché... C'è anche Napoli, eh? eh? C'è anche Napoli. E che devo fare? Dicevo splendida manifestazione perché ho visto che sono giovani che parlano ai giovani, questa è una cosa abbastanza rara, infatti mi domando io e Gianni che centriamo qua che eh, siamo un po' in avanzato stato decompositivo, però insomma a parte, a parte, a parte questo dico, vi ringrazio per avermi invitato. Eh, io mi chiamo Paolo Bonolis, ho 61 anni, 5 eh, figli, 2 nipoti, una moglie e forza, se no i figli era... Yeah. Era, era complesso. Da 42 anni eh, invento, scrivo, conduco prodotti televisivi. E quando mi hanno chiesto di partecipare, ho detto: bah, bello, Vengo volentieri, vengo volentieri. Che, che faccio? Dice: Fa quello che ti pare, porto una cosa semplice. E ho portato una cosa semplice. Spero che insomma, non vi annoi. Vi ho portato i Dieci Comandamenti. Una cosetta, però. Sì, sulle tavole di pietra. I no? dieci comandamenti, no, ce li ho su cartoncino. Su cartoncino. Eh, ce li ho su cartoncino. Lo, so, lo so, poi questa cosa dei comandamenti è particolare perché giustamente lo hanno già fatto, no? Però a differenza di quello che l'ha fatto prima, io vengo in pace, Perché <ride> quello di prima era. Non Beh, so severo, la... Non so la signora come possa farlo, era incazzato nero. Io, <ride> come si fa incazzato? ha incazzato così, nero è così, no effettivamente era un periodaccio era un periodaccio perché appena manifestavi un briciolo di dissenso neanche in Cina era terribile, allagava tutto, sterminava i primogeniti tirava le cavallette ti trasformava in una statua di sale ti affogava nel Mar Rosso io invece vengo in pace e vi porto dieci comandamenti poi perché ce li porti? Ve li porto perché magari possono tornarvi utili. Io vengo da un'altra epoca rispetto a voi e nell'epoca precedente che vivevo io questi già c'erano e c'erano già nelle epoche precedenti ancora, quella dei nonni, dei nonni, dei bisnonni, dei trisnonni, dei quadrisnonni. Sono dei comandamenti che secondo me vi possono aiutare a stare meglio, a vivere meglio e a portare al massimo le vostre caratteristiche, le vostre eccellenze, le vostre bellezze. Il primo comandamento... È questo, sorridete al prossimo. È una cosa bellissima perché voi, quando sorridete, fate. Innanzitutto, sorridete a voi stessi, ma poi garantite a chi vi sta di fronte una possibilità di sentirsi sereno e di poter parlare con voi, di potersi liberare e quindi di poter accogliere da lui tutte quelle ricchezze che quella persona è in grado di potervi dare. È come se apriste la porta di casa vostra e permetteste a chiunque di poter entrare in pace. Un sorriso fa bene, fa benissimo. Accogliete chi vi sta di fronte perché è uno stato di benessere che garantite automaticamente alla persona con la quale state interloquendo in quel momento. Questo è il primo comandamento. Se potete sorridete sempre a chi avete di fronte a voi. Il secondo comandamento è usate ma non abusate. Tutto. Usate quello che volete ma attenzione all'abuso che ne fate. E gli anni passano. Scusate eh, che non mi hanno messo pure sto catetere qua. Che... <ride> ecco. È importante non abusare e vale per, tutto. vale per tutto. Io ad esempio faccio ogni tanto delle discussioni, ho sentito prima i ragazzi che sono venuti prima, quello che aveva fatto il film horror lì quello, quando era ragazzino. A proposito di film horror, poi, poi, ma poi re, mi riattacco qua. Io quando ero giovanotto facevo, lavoravo con l'allora assessore alla cultura di Roma, Tal Nicolini, che aveva organizzato un festival cinematografico dell'horror e c'erano arrivati a Roma questi 20 film da vedere. Li vediamo prima per organizzare il festival e belli ce ne saranno stati sette. Gli altri in sé potevano guardare, erano veramente ma brutti da morire. Che facciamo? Gli ho detto, dico, ma facciamo una bella cosa: diamo il premio al più bello, ma diamo pure il premio al più brutto. Io vi garantisco che durante le, le proiezioni di quello che vinse poi, che fu non Aprite quella porta, The Texas Chainsaw Massacre. C'era la sala bella piena, piaceva, ma quando c'era la proiezione per premiare il più brutto era gremitissimo e c'erano dei film che erano inguardabili. Vinse! Orrore dalle fogne. Io vi invito a cercarlo da qualche parte, non so dove è rintracciabile, Orrore dalle fogne, ma era bellissimo perché non, non c'era niente che funzionasse in quel film. La trama, il film inizia dunque, se mi ricordo bene, c'erano 45 minuti di persone che camminano per New York, passano accanto a un tombino e si sente e sparivano. Poi passa, che ne so, una suora, un mio, un mio, Passa due ragazzi di colore mio, 45 minuti così. Dal nulla ciccia un su un uno su fa: un questa maledetta fa un questa maledetta sta lastra E Manhattan sta lastra di Manhattan dove c'era... Una cosa tipo un, un, un vermone sotto, fatto. Tiriamo la bomba. Si sente stacco, due che camminano. Passano vicino a un tombino. Fine. Ha vinto. Ha vinto non poteva perdere più brutto dei così è inconcepibile comunque vi dicevo Usate ma non abusate, perché usare una cosa è importante, abusarne si finisce per diventarne schiavi e questo vale anche per voi soprattutto che avete a disposizione questo splendido mondo tecnologico. La tecnologia è una cosa importante perché vi permette di avere nuove strade rispetto alla nostra generazione che non le aveva affatto. Però un conto è essere voi padroni della tecnologia, un conto è che la tecnologia diventa padrone della vostra vita. Questo cambia completamente tutto. Io lo vedo con i miei figlioli, stiamo cercando di educarli in questa maniera utilizzatela ma non ve ne fate divorare, non diventate schiavi di ciò che potete usare. Questo vale per il cibo, questo vale per i rapporti interpersonali, questo vale per l'amore, questo vale per tutto. Le cose usatele in senso buono ma non abusate mai, se no diventate schiavi di quello che potrebbe invece essere vostro. Il terzo comandamento a questo io credo ciecamente. Credete nei sogni e diffidate delle illusioni, siamo circondati dalle illusioni. I sogni sono una cosa che appartiene a noi, i nostri sogni vengono da noi e quindi in qualche modo ci stanno dicendo che cosa possiamo essere, che cosa siamo, cosa potremmo diventare, qual è la nostra strada. È per quello che noi abbiamo dei sogni, ognuno ha sogni diversi dagli altri e questi sogni vanno coltivati, si cerca di raggiungerli. Ci si può riuscire, non ci si può riuscire, ma di sicuro si sta percorrendo una strada che appartiene alle nostre gambe, che appartiene al nostro percorso. Le illusioni no, le illusioni invece sono desideri di altri che vorrebbero applicare a noi. Diventiamo, come dire, prede di interessi altrui e nelle, e nelle illusioni c'è tutto. Ci sono le religioni, ci sono le ideologie, c'è la pubblicità. È tutta una gigantesca illusione che vi fa credere di dover essere, desiderare quelle cose, ma non sono cose che sono dedotte, sono cose che vi vengono indotte. Ed è un peccato, ed è un peccato perché è un mondo che non ci vede più muovere noi stessi da parte di noi, ma veniamo mossi da altri. Quindi occhio alla penna, credete nei sogni, ma diffidate dalle illusioni. Non desiderate cose che non vi servono. <ride> e dice, e che, che facciamo a sapere che ci serve? Pensate che in questo momento ci sono delle persone nel mondo che stanno cercando di creare cose che vi vogliono far credere che desiderate. È un disperato tentativo. Prima si vendevano le cose che, che tornavano utili. Poi quel mercato si è chiuso, quello del necessario. E si è aperto il mercato del superfluo e di conseguenza cercano di vendervi qualsiasi cosa. Io, io non lo so se vi capita ogni tanto di vedere la televisione. Io ultimamente sono rimasto quasi stupefatto dalla televisione. Clic, la vede un film, si ferma il film, uomo. La tua libertà non ha confini. Dentro di te alberga un desiderio che devi soddisfare. Quali sentieri vuoi percorrere? Quali ambizioni puoi raggiungere? Il mondo spalanca le sue braccia e ti vuole accogliere. Non disperdere questa speranza. Raggiungila. Scoda 21. Perché? Perché? Perché sta filosofia prima? E eh, uno guarda, dice, però cazzo è vero, da sta libertà. Maria! Eh! Maria, io domani mi compro la scoda. Amore, fa come te pare, e il giorno dopo, ah, sono a scoda, accendo la radio, solo col deodorante refresh. Tutto quello che desideravi sarà tuo. Cazzo, ecco che era, che dire. Eh. La scoda. Però... Maria! Eh! Vado un attimo in profumeria che... che Dov'è una cosa che... Dentro la scoda. Mo. Mo. Che poi non... Senza il tuo iPhone 28 non potrai mai avere quello che tutto il mondo ti può dare. Puoi parlare con chiunque, chiunque sarà per te più di un amico, più di un fratello. I tuoi pensieri voleranno per la terra e tu potrai farli accogliere da chi vorrai e ricevere i suoi e finalmente unirti in questa danza tribale universale e finalmente sarai uomo. Mazza. Maria. Eh. Devo fare una cosa, ma torno. E finalmente dentro la scuola. mi serve tanto, tranquillo. Eh? Ma questo... Ma... questo c'è <ride> tutto uguale qua. I due adurranti. I senifondi dei due. Tron, che lui è un faux de parfum di Sessua. Questo se tuffa, un maschio bello, tutto vecchio, da 40 metri. Lei dall'alto che lo guarda e fa. Mm. Oh, ecco che... Maria! Oh! Nella sua scoda, Dorante, si mette una cosa. Pss, pss, pss. Maria, eh, che c'è per cena? Pasta e fascioli, ecco che mancava ed è, ed è qui che è il punto. Perché la realtà è che veniamo bombardati. è una vera e propria. È una vera e propria... Induzione alla felicità, loro dicono: Se la gente non sa cosa vuole, glielo diciamo noi, e a, quel punto, e a quel punto diventiamo prigionieri di un orizzonte che ci viene sistematicamente spostato, abbiamo un desperato bisogno di raggiungere quelle cose. Vi ricordate che una volta c'era un, un libro di Eric Fromm, che si chiamava Avere o essere? No? Avere o essere, adesso è uguale invece essere. Sembra che bisogna essere per poter avere, e se non hai, non sei. Quindi si sono uniti. Prima c'era una divisione tra avere o essere, adesso avere e essere tutti quanti insieme. È come la nitroglicerina: se pigli la nitro non succede niente, se pigli la glicerina non succede niente, e se metti insieme far botto. E questo è un problema di quello che ci potrebbe accadere. Attenzione, veramente, non desiderate cose che non vi servono, perché poi diventa tutta una terribile fatica. E a proposito di fatica. Apprezzate la fatica. Se potete, nella vostra vita non abbiate paura di faticare, perché il valore delle cose è determinato dalla fatica che si impiega nel poterle ottenere o nel poterle realizzare. Se otteniamo delle cose senza fare nessuna fatica, queste cose non hanno nessun valore, non servono a niente, non ce ne rendiamo nemmeno conto. È l'immensa fatica che facciamo per poterle ottenere che gli dà valore. Questo vale non solo per le cose, non solo per i traguardi, ma anche per gli affetti, per le sensazioni, per i sentimenti. La fatica è un piacere se diventa amica ed è un terribile mostro se non, se non è una nostra amica. E, e certe volte ci illudono che le cose ci possono appartenere senza fare alcuna fatica quasi che ci aspettassero di diritto e probabilmente riusciamo anche a ottenerle con grande facilità, ma poi ce le abbiamo lì e poi ne vogliamo solamente altre perché tanto non costa nessuna fatica ottenerle e quindi non hanno nessun valore. E se le cose che abbiamo e gli affetti che abbiamo non hanno valore, se le cose che ci stanno attorno perdono di valore, guardate che poi potreste avere grossi problemi, perché quando le persone hanno cose o sentono cose che non hanno valore finiscono per non rispettare, noi rispettiamo ciò che ha valore, se le cose non hanno valore non le rispettiamo come non rispettiamo le persone, se per noi non hanno un valore importante in quanto è stato anche faticoso poterle accettare, poterle tollerare e poter vivere insieme a loro. Sesto comandamento o quinto che è il sesto sì, siate felici, diceva Kurt Vonnegut quando siete felici fateci caso. Perché noi siamo abituati a immaginare che tutto ci spetta di diritto e quindi quando accade una cosa che è spiacevole la, la vediamo come una, una lesa maestà alla nostra esistenza. In realtà nella vita esistono cose piacevoli e cose spiacevoli, ma la felicità fondamentalmente dipende da noi. Lo sapete che dicevano i nostri nonni, ma l'avete sentito pure voi, ci avete pure voi i nonni, se state qua qualcuno va partorito, quindi in qualche modo è una sorta di dipendenza genealogica della quale non possiamo fare a meno. Chi vuole il bicchiere mezzo pieno e chi guarda il bicchiere mezzo vuoto. Dipende da noi, perché la vita è uno stato mentale. Se noi abbiamo un bicchiere e guardiamo la parte mezza vuota, saremo eternamente infelici. Se guardiamo quella mezza piena, invece saremo contenti perché nella vita si fanno delle scelte, no? È come si dice ogni scelta corrisponde una rinuncia. E se io poi passo tutta la mia vita a guardare ciò a cui ho rinunciato invece che guardare ciò, a cui, che, ciò che sono riuscito ad ottenere. E faccio una vita ter terribile, perché è faticoso. C'è sempre qualcosa a cui si deve rinunciare per poter avere qualcos'altro. No? E questa è la logica del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Godetevi il bicchiere mezzo pieno, non guardate quello mezzo vuoto. E se per caso volete il bicchiere pieno pieno e non riuscite a riempirlo, il bicchiere siete voi. Fatevi un bicchiere più piccolo, desiderate di meno. Tutti quanti abbiamo delle saccocce nelle quali possiamo mettere delle cose, ma nelle saccocce c'entra un certo numero di cose, le altre non c'entrano. Il problema è che viviamo in un mondo che ci illude, che tutto è possibile, che tutto ci spetta di diritto, che ci sono mille cose che possiamo ottenere e ogni volta ci spostano l'orizzonte, come vi dicevo prima, e così si vive costantemente in un'eterna insoddisfazione, ed è un peccato, ed è un peccato soprattutto all'età vostra. All'età vostra voi avete il diritto ed il dovere di essere felici, per goderveli fino in fondo quello che la vita vi mette a disposizione. E la vita vi mette a disposizione la cosa più bella che ci sia, questa. Godete della diversità. Ah, oh. pensa a un mondo dove siamo tutti uguali. Che palle! Mamma, che È una noia mortale, ma ci sono tutti i tipi di diversità, sono bellissimi. La diversità della natura, ci sono 10.000 tipi di ecosistemi differenti, la diversità della cultura, la diversità delle razze, la diversità delle lingue, le diversità sessuali, le diversità di qualunque tipo di pensiero. Proprio è la diversità che è bella, la diversità è un concetto un po' particolare perché è un concetto di distanze. Se io scendo in mezzo a voi... Vedrò una persona eh, alta, una persona bassa, vedrò un eterosessuale, vedrò un, un etero non binary, vedrò un gay, vedrò, vedrò un bianco, vedrò un giallo, vedrò un nero, una pallini, strano, non l'ho visto mai però. Me lo vedo. Poi invece da qui vedo tutti quanti voi, vedo una platea, per cui mi sembra già un comparto piuttosto... Unico eppure tutti diversi. Ma se io adesso mi trovassi nello spazio al posto della Cristoforetti vedrei semplicemente una, un sasso umido che è la Terra dove dentro c'è il genere umano. Non colgo la diversità, ma è pure quella è la diversità. Un esempio più banale lo sapete ormai è uno stereotipo della, è uno stereotipo della nostra cultura, no? Ci sono, che ne so, quelli che poi non è così proprio, però alcuni per alcuni stronzi è ancora così. Eh, uno del Veneto non sopporta uno della Campania, non si sa perché. dice, ma io un veneto, e sono e te ron! Ma io sono stronzo, queste cose mica, te da lì a lavorare, e Ecco, immaginate questo Veneto e questo Campano che si tra di loro. Siamo in Texas. Ci spostiamo in Texas. Dice, perché in Texas? Vabbè, da parte, però, adesso andiamo. Siamo in Texas, tutti i texani, il Veneto e il Campano si incontrano. Italiano, italiano, che piacere, che piacere, che piacere, è sempre una questione di distanze, è sempre una in terra straniera. Automaticamente, quelli che non si sopportavano si riscoprono fratelli, tutto qua. Di conseguenza, la diversità è la cosa più bella che ci sia in assoluto, non la disperdete mai, siate voi stessi fino in fondo, sempre. E, boni, boni. e qual è la diversità? Beh, eh però, se, se, se rompevo i coglioni me lo dica. E qual è la diversità tra me e voi? Come tra me, Gianni e voi? Che voi avete più futuro che passato, noi più passato che futuro, su questo non ci piove. Però. Però da quel passato si possono attingere cose. È uno scambio quello delle diversità, no? Noi veniamo da un'epoca differente. E, e alla, dalla nostra epoca ci piacerebbe potervi regalare ciò che siamo sicuri possa tornare utile a qualunque epoca, che sono dei valori trasversali, valori che vanno bene sempre, che aiutano sempre. Questi dovrebbero essere i miei dieci comandamenti. In realtà è un eptalogo, un eptalogo. Che non è un, tipo uno strano marsupiale del Sud America, quello che... no, è che, è che sono sette, dice, ma avevi detto dieci. Ecco, la diversità serve proprio a questo: i prossimi tre ognuno se li faccia per sé. Utilizzate questi se volete. Se volete, non li utilizzate, però poi mi dite che vi avevo avvertito, eh? io ve l'avevo detto e questi tornano utili. E ognuno, in base al proprio carattere, alla propria natura, al suo proprio modo di essere, alle proprie ambizioni, utilizzando questi sette, si fa i propri tre, sempre nel rispetto della diversità, del sorriso e del piacere di stare insieme agli altri. Io non so che altro regalare a un'altra generazione se non qualche consiglio di questo tipo. È vero che. I figli assomigliano sempre più ai loro tempi che ai loro padri, però io questo ci avevo a disposizione e questo vi ho detto. Dovrei chiudere in una maniera spettacolare. Potrei farlo tipo Steve Jobs: eh? be angry, be foolish.